Il mondo accademico incontra quello del lavoro. 18ª edizione del Career Day della Università Cattolica di Piacenza. Una giornata ricca di appuntamenti e di iniziative dedicate a studenti, laureandi, laureati e giovani professionisti che cercano opportunità di formazione e incontro con le aziende. È un'ottima opportunità per i nostri studenti per entrare in contatto col mondo del lavoro. Novità di quest'anno, la sezione in lingua inglese del Training Point, con simulazioni di colloqui in lingua e consulenze di orientamento professionali focalizzate sull'orientamento alla carriera internazionale. Abbiamo oltre 50 tra manager e recruiter che simulano colloqui di lavoro con i nostri studenti. Stiamo cercando, in effetti, questo del Career Day è l'evento che ha più visibilità nell'arco dell'anno, però voglio sottolineare che durante tutto l'anno l'ufficio Stage Placement mette a disposizione tantissime opportunità per i nostri studenti per allenarli nel miglior modo possibile a sostenere un colloquio di selezione. Nella mattinata gli studenti hanno potuto assistere a una tappa di allenarsi per il futuro, che ha visto come protagonista la sportiva e coach Ivana Di Martino. È importantissimo avere determinazione e per raggiungere un obiettivo. Io ho fatto diverse imprese sportive e penso sempre che avere un obiettivo chiaro è fondamentale, e soprattutto la costanza, l'impegno, la determinazione e soprattutto l'allenamento, nel mio caso, per raggiungerlo. La giornata è stata anche l'occasione per la consegna a Federico Regonati della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali della borsa di studio istituita per onorare la memoria di Emanuele Patti.